Siamo con Davide Radicchio, ultimo arrivato tra le file dello Sporting Altamura. Per chi segue il calcio dilettantistico come noi ti conosce bene, però ecco, i nostri tifosi ancora non hanno modo di, ecco, non ti hanno visto ancora in campo. Davide, presentati un po' brevemente al pubblico altamurano. Beh, io sono un attaccante, credo esperto in questa categoria, sono venuto qui con molta umiltà e far bene sicuramente. Spero di fare quello che ho fatto l'anno scorso, è stata un'annata molto prolifica per me e spero di portare in alto i colori dell'Altamura. Ecco, dicevi che sei venuto qui con molta umiltà e penso anche molto motivato per ripetere la stagione passata che per te, ecco, ricordiamo, 16 reti da dicembre con la maglia del Massafra. Quali sono gli obiettivi personali che ti sei posto quest'anno? Ma sicuramente gli obiettivi sono di fare un buon campionato, non dico di vincerlo, però almeno di puntare ai playoff, visto che questa è una piazza molto importante. Io sono tarantino, ma ho sempre sentito Altamura, che ha una storia calcistica vera e propria, ha uno stadio stupendo, ha una dirigenza come si deve, la squadra, ho notato che è una buona squadra, quindi come minimo dobbiamo puntare a fare i playoff, visto che comunque è un girone molto abbordabile. Ecco, appunto, dicevi, parlavi, ecco, del campionato. Per quello che hai potuto leggere, quello che hai potuto sentire, chi sono secondo te le squadre che daranno filo da torcere? Ma sicuramente la Virtus, Francavilla e Nardò su tutte. Poi il resto, magari c'è il Bieste che è una buona squadra, poi c'è il Mola che comunque non è male e poi vedo subito dopo queste squadre ci siamo noi, c'è senza ombra di dubbio. Ok, grazie Davide. Di niente.